Ciao a tutti, io sono Miria e benvenuti nel mio canale, che potete trovare video dedicati principalmente alla moda curvy e plus size, con video haul, video styling, video di consigli vari. Quello di oggi è un video haul dedicato a Shein, come sempre quando c'è fuori la rella, perché è un unico brand, con Shein ci collaboro da tanto tempo, quindi in questo giro vi faccio vedere appunto un po' di cosine che ho preso per, diciamo, questa estate. Un po' random, senza non c'è un filo logico. Vi ricordo come sempre che il mio codice sconto è Miria, beh, 15 per il 15% di sconto. Vi lascio tutti nell'info box, i link con anche indicazione delle taglie se mi dimentico di dirle. Ho detto tutto, quindi incominciamo. Allora, parto da questo completino che è stato un fail ma anche un grande win. Sono abbastanza fissata ultimamente con i completi con i gilet corti e volevo appunto prendere qualcosina di questo tipo, infatti ne ho presi due, che purtroppo se fossero stati questi due messi insieme sarebbe stato il completo perfetto. Ma allora, questo è composto dal gilettino e dallo short, è della linea Emery Rose. Il gilet veste alla perfezione, è bellissimo, mi piace proprio come mi sta, era quello che cercavo, quello che speravo, e tra l'altro sono in cotone, se non mi ricordo male. 100% cotone, quindi anche tessuto perfetto per l'estate, è leggerino, sono doppiati, questo è fatto proprio bene, è stropicciato perché essendo cotone si stropiccia solo a guardarlo, però questo è fatto proprio bene, molto carino. Io questo gilet lo adoro, mi piace anche tantissimo il colore, erano disponibili in tanti colori in realtà, anche più o meno tutti desaturati, diciamo, però tanti colori. Io appunto ho scelto questo colore zucca perché a me piace tantissimo, e questo è lo short. Anche lo short è fatto molto bene, purtroppo non è abbastanza lungo, temevo un po' questa cosa e purtroppo sì, mi si alza quando mi muovo, e speravo fosse un pochino più lungo, la lunghezza bermuda sarebbe stata la cosa migliore, ma tra l'altro sono fatti proprio bene perché hanno fascione fisso davanti e fascione elastico dietro, ormai dovreste saperlo che questo è un dettaglio che mi piace tantissimo, ma hanno anche la cerniera dal lato. E in più hanno le tasche, cosa che in genere per delle scarpe, pantaloni di Shein in genere sono una cosa più unica che rara, quei pantaloni che non siano dei jeans. Gamba larga, veramente veramente carini, purtroppo appunto l'unica cosa è che sono un pelo corti per come li volevo io, come speravo che fossero. Però comunque sono dei pantaloncini molto carini e come completo ci sta, cioè ci sta, è molto carino. Purtroppo, quante volte ho detto molto carino? Ripetiamolo insieme, molto carino, ma tanto lo dirò di nuovo perché dico sempre molto carino. Poi, altro completo, anche se in realtà non nasce, cioè sono due pezzi divisi. Questo fa parte della collezione Shein X, che sono quelle in collaborazione con dei designer. E in questo caso appunto era un'illustratrice, se non mi ricordo male, che aveva fatto questa illustrazione. C'erano varie motivi, diciamo, c'era anche una camicia, una maglietta diversa. Comunque ho preso questa t-shirt non tanto perché mi piacesse la t-shirt, ma perché volevo fare il completo con i biker, anche perché l'ho presi i biker per andare in palestra e ho detto dai, ci butto anche sulla t-shirt per fare completo. Il problema è che è sintetico, non sono cotone, sono poliestere, credo, perché in genere il poliestere li usano per fare queste stampe perché vengono più belle. 95% poliestere, 5% elastane, per cui negli shorts mi va benissimo, nella maglietta mi dà un po' fastidio il fatto che non siano in cotone. Comunque ho preso questa una 2X perché comunque è un modello over, vest molto largo, e quindi ho preso questa qui. Così, t-shirt, mi piaceva un sacco questa stampa, mi piace veramente tanto. Ma appunto, come dicevo, in realtà il motivo principale per cui ho preso questo completo sono gli shorts, che di questi ho preso una 3X. Sono abbastanza leggeri, però il tessuto non rimane comunque bello anche se si tira. Sono leggerini, hanno l'elastico piccolino in vita, lunghezza giusta, aderenti giusti, questi mi piacciono proprio, era quello che volevo per la palestra, insomma, perché volevo qualcosa di corto. E quindi invece di prendere, diciamo, dei modelli classici neri da palestra, ho deciso di prendere qualcosa di un po' più carino, tanto poi comunque con una maglietta colorata, una maglietta a tinta unita, insomma, ci stanno. Però mi sono fatta il set intanto che c'ero. Poi, in questo caso mettetemi una maschera da clown, perché mi sento molto un clown. Ho preso questo. Se mi seguite da un po', se avete visto altri video, probabilmente avete un senso di déjà vu, forse.
ma mi sembra di aver già visto un taglio del genere, sì, perché questo vestito, un po' per gioco, perché poi subito, cioè ce l'ho in 5 colori fondamentalmente, e ammetto di averlo fatto un po' per gioco, nel senso che il primo l'ho preso, me ne sono innamorata, e l'ho ripreso di un altro colore fucsia. Poi ho detto, vabbè, visto che comunque mi mandano, cioè devo scegliere dei vestiti da provare, e questo è uno dei miei vestiti preferiti in assoluto, e è sempre in stock, perché comunque c'è in tantissimi colori, e è sempre in stock, quindi quando finisce ritorna sempre, ho detto, vabbè, continuo a prenderlo, adesso credo di aver... In realtà ci sarebbe anche il color nude, che un po' mi sconfinfera, però, vabbè, mi piace tantissimo, ho preso questo che è un... doveva essere il blu elettrico, dal sito sembrava più freddo, cioè più acceso e più freddo, in realtà sembra quasi carta da zucchero, però è bellissimo, adesso non so se proprio... non è proprio nei miei, no, come colore mi piace tantissimo, io lo uso tanto, come armocromia probabilmente non è nella mia stagione, ma non è che mi sia mai interessato un granché, se il colore non era nella mia stagione, e quindi niente, bellissimo, mi piace un sacco questo taglio, adesso va stirato, però il tessuto è veramente bello, cioè comunque è una mano bella, la lucentezza è bella, e è veramente veramente figo. E di questo io ho preso una 4X perché non è elasticizzato per niente, cioè proprio questo tessuto è fermo, ha solo giusto un pochino di elastico dietro, ma proprio poca roba, spalline regolabili, fatto proprio bene, questo è proprio un bel vestito stirato, non così, ma stirato. Poi questo mi ispirava tanto da utilizzare appunto come strato sopra perché è completamente trasparente, e io all'inizio nella mia testa l'avevo pensato da mettere con... sotto un tubino nero o comunque un top e un biker nero, poi in realtà l'ho utilizzato perché sono andata a un bike party con sotto bianco, tutto bianco, e devo dire che non mi dispiace, però lo scopo che, cioè come l'ho preso io, era per metterlo sotto sopra del bianco e nero, però anche colorato secondo me potrebbe esserci, magari anche come copri costume aperto. Comunque le manichine a sbuffo, ha tutto la colletta a camicia chiuso fino in fondo, tutte balze, e arriva fino a sopra il ginocchio, cioè un po' più sopra il ginocchio. Carino, io di questo ho preso una, sempre 3X mi pare, penso che la taglia sia sempre quella, il tessuto di quelli appunto molto molto trasparenti, così un po' a pois, carino, niente di... cioè è particolare, bisogna capire un attimo poi come... non è uno di quei capi che sfrutterò tantissimo, Questo ammetto di averlo messo dentro d'impulso, mi piace tantissimo il modello, questo genere di modelli, di nuovo sempre un po' il mio tipo di donzelletta viene dalla campagna con... in realtà è di così, con... guarda la taglia, sì, 3X, con corpino segnato, proprio anche con... sagomato, manica larga, a sbuffo, taglio a impero alto, cioè non a impero, taglio a vita alta, largo, svolazzante, fantasia a girasoli che mi piace tantissimo, l'unica cosa sì, quel tessuto sintetico non proprio bellissimo, cioè non proprio estivo, ecco, diciamo che un paio d'ore qua dentro e i girasoli muoiono, però è carino, per un paio d'ore me la collo anche d'estate, va benissimo, è molto carino. Un po' meglio come tessuto, però sempre non esattamente summer friendly, però anche questo ce l'accogliamo, questo è un pochino più leggero. Questo toppettino carino, adorabilino, crop, cioè per i miei standard è crop, molto barbicore, non l'ho preso per, diciamo... questa ondata di cose Barbie, io il rosa, cioè, è praticamente invade il mio armadio, però l'ho preso e l'ho messo poi per andare a vedere la Barbie, non che ci volesse per forza il rosa per andare a vedere la Barbie, però ne ho approfittato per divertirmi, ho fatto l'outfit che ho postato sui social. Molto carino, con questo base rosa chiaro, con le stampe delle roselline, davanti a questo laccetto che effettivamente cioè no, aspetta, ha questo laccetto che in realtà non serve a niente, ha l'elastico sul davanti, sulle spalle e sul dietro in modo che non cada, cosa che mi piace tanto, veste bene anche di seno secondo me, anche per chi ne ha tanto, io non ne ho tantissimo, però secondo me fa un bel seno, un ottimo modello secondo me per me, appunto se non avete tanto seno. Dietro ha tutto l'elastico, per cui ottima vestibilità, perché rimane adeso al corpo, aderente al corpo senza segnare troppo, stringere troppo.
molto carino, questo mi piace veramente tanto. Sempre rimanendo in tema di completi, questo bellissimo, bellissimo completo, composto da gilet. Purtroppo il gilet, maledizione, mi è leggermente stretto, è una 3X anche questa. Il gilet mi è leggermente stretto nell'ultimo bottone qui sulla panza, maledizione. Posso tenerlo aperto o posso fregarmene e chiuderlo, segna semplicemente un pochino. Però diciamo che io l'avrei voluto proprio pulito dritto come mi cadeva quell'altro arancio, quell'altro color zucca. Bellissimo colore, è un ciliegia caldo, anche questo comunque fatto molto bene, è un bel tessuto. Questo non è un sintetico, però secondo me ci sta per questo genere di capi, per il completo, perché è un pochino più elegante. Foderato, c'ha la paramontura davanti, c'ha la paramontura sul davanti. I bottoni forse potevano essere un po' più belli, ma vabbè, non stiamo a guardare il pelo nell'uovo. Molto carino, peccato appunto per quel maledetto bottone. E i pantaloni con cui il completo fa completo sono ancora più belli, sono rifiniti veramente bene, hanno di nuovo fascione dritto davanti e fascione elasticizzato per maggior vestibilità. Ha questa chiusura molto carina, questa chiusura qui, che secondo me è veramente carina, cioè un bel dettaglio di design, diciamo. Ha le pensine, cade giù bene, è un bel peso per questo genere di pantalone, cioè proprio questo secondo me è un bel pantalone, diciamo per gli standard di Shein, ecco, insomma, belle rifiniture. Questo mi piace veramente tanto, a prescindere dal completo, cioè questo secondo me lo sfrutto proprio anche da solo. È una delle cose che mi piacciono appunto dei completi, che appunto sono molto sfruttabili, perché anche il gilet magari con una gonna di jeans e un toppino, metti sul gilet anche aperto, secondo me gli dà già quel qualcosina in più. Ci devo sperimentare un pochino. Poi ho preso questa borsa verde. Ammetto che pensavo che dentro ci sarebbe stato un sacchetto, per non renderla completamente trasparente. È tipo una borsa da mare, è una borsa da spesa, è una borsa tutti i giorni che io però non uso, fatte così. Mi piaceva tanto il colore, non so perché mi piaceva questa cosa di uncinetto barra super accesa, colorata, c'era in tantissimi colori. E quindi adesso devo capire un po' come usarla. Penso che la userò comunque al mare e poi capisco. E poi ho preso questo top che un po' mi sono pentita di non aver preso in bianco, che c'era anche bianco. E poi ho preso, secondo me, una taglia troppo grossa. Ho preso una 4X, ma avrei dovuto prendere la 3, perché un pelo mi cade dal lato. Cioè, probabilmente con una taglia meno sarebbe stato un pochino più aderente, sarebbe stato meglio. Però è un sacco divertente come top. Ne avevo preso uno l'ultima volta nella collaborazione, sempre un crop fatto così, quindi con una spalla sola, meno voluminoso. E mi era piaciuto molto, lo sto usando molto, e quindi da usare appunto con magari con vita alta, pantaloni a vita alta, perché è un crop. E appunto giallo, la parte gialla è elasticizzata, la parte del corpino, mentre le frappe sono rigide. Ha l'elastico su tutto il perimetro, e va, te lo do così. Molto bellino. Però appunto forse bianco l'avrei sfruttato un po' di più, perché magari con un pantalone colorato o un pantalone a fantasia il bianco un pochino più smorza un po' di più, però comunque anche giallo fa la sua figura. E niente, queste sono state le cose che ho scelto per questo giro di collaborazione con Shein. Fatemi sapere qual è stata la cosa che vi ha incuriosito di più, che vi è piaciuto di più. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima, ciao!